Gira, si gira. Un saluto a tutti voi dal vostro Piero Angelo, fratello di Alberto, figlio di Ulisse, di madre Angela, nonché sorella Licia e niente popò di meno che Osvaldo Bevilacqua zio. Benvenuti in questo mondo meraviglioso, fantastico, stupefacente di Super Quark 4K 5G Ultralight, praticamente il massimo. Ci troviamo in questa soleggiata giornata di maggio qui a Roma, presso il Roseto Comunale. Bellissime rose, tantissime provenienti da tutto il mondo. Le visitiamo insieme a voi. Buona visione dal vostro Piero Angelo. Se sarai vento canterai, se sarai acqua brillerai, se sarai ciò che sarò, e se sarai tempo ti aspetterò per sempre. Se sarai luce scalderai, se sarai luna ti vedrò, e se sarai qui non lo saprò. Ma se sei tu lo sentirò. Praticamente era il cimitero della comunità ebraica di Roma. Poi nel 34 c'è scritto, sì, il cimitero è stato trasferito e col nuovo piano regolatore si decise di trasformare quest'area in un'area verde per il pubblico. Lei fotografa solo rose? No, sto fotografando un po' tutto. Buongiorno. Buongiorno. Voi avete il pollice verde? No. No? Oh, questa è una che mi piace tanto. Ah, un plen. E che pregi ha questa rosa? Queste sono le rose, quelle sdoppie, che hanno la capacità di arrampicarsi e sopravvivere anche in condizioni, diciamo, non estreme, ma un po' difficili. Le mie preferite però sono le erbacce. Ma hanno una fioritura che le rose se la sognano. Ah, quindi ha il pollice verde? Guardi un po' il pollice verde, ce l'ha qui? C'ha il pollice verde? Hai il pollice verde? Ci sto e provando. Faccia vedere il pollice, faccia vedere. No, non ce l'ha. Niente, no. Ah, Rosa chinensis, quindi proviene dall'Asia, dalla Cina. Esatto. Oh, Rosa chinensis. Ma dopo ci stanno quelle che vengono dalla Siria, dalla Bulgaria. Siria e Bulgaria, sì, ho capito. Allora andiamo a trovare la Rosa chinensis, che proviene, è una rosa asiatica. Buongiorno. Che ha visto tante volte la rosa chinensis che viene dall'Asia? No. Ma lei per caso ha visto la rosa chinensis, dato che sta filmando e deve documentare per bene per non far capire? Idea. Buongiorno signori, sto cercando le rose chinensis, sono quelle che vengono da lontano, dall'Asia, mi dice il Rosario. Ho visto delle giapponesi qui. Sì. Qui. In mezzo lì? Ho capito. Salve, le rose le hanno fatto venire appetito a quanto pare. Sì, sì. Buon appetito allora, buon appetito. Salve. Buongiorno signora, ma lei porta l'ombrello, ma mica piove, e qui così fa piove. Sono con le turisti giapponesi. Si ripara sì, dal sole, si ripara dal sole. No, lo tengo, no, sto scherzando, lo tenga. Guarda che ci vorrebbe un po' di pioggia, quindi lo tenga, non porta sfortuna. Se piove, ben venga. No. Lei viene da? Di Canada, ma da abito Canada. Qui. Abita a Roma, sì. Quindi le piacciono le rose, le piacciono. Oh. Il profumo e il colore delle rose. Fantastico. Scusi, non si toccano le rose, eh? C'è la contravvenzione. Sono 1000 euro. Si toccano? Sì, e se si toglie il petalo sono 2000. Scusate. Cercate di non alzare la voce perché le rose appassiscono, i petali appassiscono, se uno alza la voce, no, parlare con cautela, senza urlare quando si urla, quando si litiga magari col marito, ne so, col marito, non so. Avete capito, no? Signora maestra, si raccomandi ai suoi alunni di non far calpestare le rose, l'aiole sì. Ciao mamma! Signore e signori, guardate che bel mazzo di rose gialle provenienti. Questa volta dalla Danimarca. Se dovesse regalare un fiore a una donna, che cosa regalerebbe? Un bel mazzo? Di rose, guarda. Un bel mazzo? Di rose. Di rose, benissimo. Ma lei è innamorato?
Beh, sì, abbastanza. Dica della vita sono innamorato. Ma di tutto. Di tutto, beh. L'importante è essere innamorato, certo. Non odiare e vivere in pace. E come si dice, se sono rose? Fioriranno. Ragazzi, la rosa sboccia, la maestra? Boccia. Attenzione, studiate, mi raccomando. Ciao, ciao. Buongiorno. Lo so che siete innamorati, però non è possibile bivaccare sul prato. Non seduti, si dà una O. No. Siamo a Roseto, rose rosse dei Massimo Ranieri, no? C'è la chitarra, che c'hai? C'è le fucine, che c'hai? La chitarra è un rose rosso, la classica. No, la, sì. Sto fuori dal mondo. Niente proprio, ma è la chitarra quella, sì. Che è il basso, che è? E che quale canzoni fai? Classiche. È rose rosse classiche, no? Rose rosse perché Massimo Ranieri. Ma manca la so fare. Niente, vabbè. Va bene, no, va bene. Il classico è un'altra cosa. E che sai fare? Qual è una tipica dei fiori? Vivaldi. Vivaldi? È bello quello. Va bene, ciao, tante cose. Ora, sì. Ci crede al fatto che se pianta, se sotterra delle monetine da un euro, minimo 5, il prossimo anno ne ritrova... Credo al lavoro. Andate verso il Roseto? Il Roseto sta di là, eh? Rose. Ah, ok. A questa coppia qui da innamorati, le rose fanno innamorare di più, giusto? Certo. Quindi...